Ciao, sono la dottoressa Raffaella Tocci. Oggi ti voglio parlare un po' dello smog. Infatti, lo smog, ma soprattutto durante l'inverno, i termosifoni accesi e altre fonti di calore, possono agire sia sui nostri capelli che sull'epidermide, in quanto, tutti questi fattori esterni sono aggressivi per la nostra pelle e per i nostri capelli. Ci sono degli accorgimenti utili per poter proteggere il nostro derma e il cuoio capelluto dai fattori aggressivi. Per quanto riguarda i capelli, è bene lavare i capelli sempre con shampoo delicati, ce ne sono numerosi in commercio. E un altro accorgimento è quello di utilizzare delle maschere specifiche per ogni tipo di capello che vadano ad idratare e a nutrire il capello dall'interno. Inoltre, una buona abitudine è sicuramente quella di utilizzare un balsamo dopo lo shampoo, che crea una barriera protettiva in maniera tale che lo smog o i pulviscoli o tutto ciò che inquina l'ambiente non entri all'interno della fibra del capello. Per quanto riguarda invece la nostra pelle, sicuramente è bene proteggerla con delle creme idratanti. Al mattino, dopo aver lavato la faccia, con i trattamenti idonei a ciascun tipo di pelle, è bene, prima del trucco, mettere una crema idratante, possibilmente con un fattore di protezione che sia almeno di 25. E invece alla sera, dopo aver deterso il viso, è bene applicare una crema a notte ricca di antiossidanti in maniera tale da poterla difendere dall'invecchiamento precoce. Infatti, tutti questi fattori, compreso anche il fumo di sigaretta oppure le acque dure, poiché molto ricche di rame o di cloro, possono favorire l'invecchiamento precoce della pelle o anche possono compromettere la brillantezza del nostro cuoio capelluto. È bene seguire questi accorgimenti in maniera tale da difendere sia i capelli che la pelle. Grazie.